Ciao, sono Emanuele Iadicicco, 22 anni e lavoro per Borr. Come hai conosciuto Borr? Ho conosciuto Borr grazie al workshop di orientamento al lavoro che si è tenuto al Garofalo ad aprile 2019. Precisamente mio fratello ha partecipato con la sua classe e quando è tornato a casa ha raccontato di un'azienda che faceva recruiting diretto al Garofalo e ho pensato di inviare il mio CV immediatamente all'indirizzo che aveva indicato il relatore. Prima dell'evento di orientamento al lavoro, avevi mai sentito parlare di Borr? Prima del workshop non avevo idea che esistesse una tale realtà aziendale in Italia. Dopo aver fatto ricerche in rete ho capito che avevo a che fare con un'azienda che ha introdotto un servizio innovativo grazie al quale sempre più persone sono al sicuro. Cosa ricordi del tuo colloquio di lavoro? Al colloquio erano presenti Gianni Bucciro, il titolare dell'azienda, e Giuseppe Scirocco e Carmen Moccia. Ricordo che Carmen prendeva nota delle esperienze di lavoro che era in capo e Giuseppe è rimasto soddisfatto dell'impaginazione che avevo realizzato per una grafica promozionale per il progetto di un'altra azienda. In seconda convocazione Gianni subito mi ha comunicato di volermi concedere un periodo di affiancamento al lavoro finalizzato a valutare la possibilità di assumermi in prova. Alla fine dell'affiancamento hai dovuto presentare una prova d'arte. È stato complicato interpretare le esigenze dell'azienda? Per la prova d'arte ho sviluppato la comunicazione grafica per un nuovo servizio di assistenza H24. Ho avuto dei colloqui con Gianni e Carmen in diversi momenti, grazie ai quali ho compreso bene il target a cui dovevo rivolgermi e soprattutto che cosa dovevo comunicare. Se pensi al periodo di affiancamento, riesci ad isolare i momenti in cui ti è stata fatta formazione? Il tipo di informazione che ho ricevuto è stata molto informale. Lavoro a stretto contatto con Carmen per l'ufficio marketing e comunicazione e con Gianni. Spesso ricevo informazioni utili sull'attività di web editing, ottimizzazione della ricerca, pianificazione e analisi delle attività. Sia Carmen che Gianni non mi convocano nel loro ufficio, sono spesso accanto a me e parlano in modo informale delle attività che dobbiamo svolgere, delle procedure più adatte da scegliere per portarle a compimento. Cosa consigli per superare con successo un colloquio di lavoro? In primis consiglio di curare molto i dettagli del curriculum vitae, anche quelli grafici ovviamente. Mi riferisco alla scelta di un layout che offre immediatamente una panoramica delle esperienze di lavoro, delle competenze acquisite e delle capacità personali possedute. Il curriculum vitae è il primo vero contatto che hai con l'azienda, curalo nei minimi dettagli e opera una specie di self-marketing finalizzato a promuoverti come possibile risorsa. Punta sulla determinazione e nulla ti sarà impossibile. Salute agli amici. Don't be afraid, be yourself.